Di oggi, dove parleremo di linee guida per la promozione dei servizi digitali. Io sono Michela Di Bitonto di Formexpia e oggi modererò questo webinar. Abbiamo con noi oggi Erika Sirgiovanni di Agid, che si occupa di comunicazione e relazioni esterne, Angela Creta, social media manager di Agid, e poi abbiamo due testimonianze che arrivano appunto dai territori, Andrea Belardinelli della Regione Toscana, che si occupa, è responsabile del settore sanità digitale e innovazione, e Cristian Tosolin, che è social media manager del comune di Trieste. Bene, vedo che state entrando in tanto. Io mi prendo un po' di tempo appunto per parlarvi di questo ciclo di webinar che sono dedicati proprio all'innovazione digitale e sono organizzati nell'ambito della convenzione tra Agid e Formexpia Italia Login Servizi Digitali. E questi webinar, ormai siamo al 17°, hanno l'obiettivo di agevolare il lavoro delle amministrazioni nel percorso di trasformazione digitale e quindi di cambiamento innovazione digitale della pubblica amministrazione. E abbiamo organizzato finora, insomma, questo è il 17°, comunque 16 webinar, e abbiamo avuto 47 relatori tra appunto relatori istituzionali e pubbliche amministrazioni che hanno presentato appunto le loro esperienze. Più di 8.000 partecipanti, più di 10.000 visualizzazioni su YouTube e un gradimento, insomma, che è buono, visto che siamo a 4 e 4 su 5 punti. Tutti i webinar sono fruibili attraverso YouTube, quindi potete andare su questo link e vedrete tutto l'elenco dei webinar che abbiamo organizzato per appunto seguire magari i temi di vostro interesse e aggiornarvi appunto sulle modalità e le esperienze per innovare un certo servizio della vostra amministrazione. Quindi vi invitiamo a cliccare su questo link. Oggi il focus di questo webinar appunto è quello della come promuovere i servizi digitali. Agid ha redatto e pubblicato su Docs Italia le linee guida per la promozione dei servizi digitali, quindi delle strategie di comunicazione, marketing e racconto proprio per favorire la conoscenza e l'utilizzo dei servizi digitali che le pubbliche amministrazioni erogano e quindi farli conoscere a cittadini e imprese, che è un elemento ovviamente molto importante. Diciamo che il percorso che un po' appunto ogni pubblica amministrazione ha da fare quando disegna dei servizi digitali è appunto prima di tutto progettarli, poi erogarli. E in ultimo appunto promuoverli, quindi cercare di diffondere il più possibile per farli conoscere. Oggi appunto i nostri relatori ci parleranno proprio in dettaglio di questo, per poi anche analizzare quelli che sono stati i risultati di questa promozione, quindi se abbiamo centrato o meno l'obiettivo. Vi ricordo che nella chat potete porre le domande ai nostri relatori, quindi vi invito, insomma, a interagire tramite la chat e vi ricordo anche che slide e registrazioni verranno pubblicati sulla pagina dell'evento, proprio su Eventi PA. Quindi in questa pagina troverete le slide dei nostri relatori e la registrazione. Quindi io a questo punto entrerei subito appunto nel dettaglio del webinar e darei la parola a Erika Siergiovanni di Agid per cominciare il suo intervento. Quindi Erika, puoi attivare microfono e webcam e ti do la parola appunto per aprire questo webinar. Benissimo. Mi vedi Erika, e mi ti senti, vedo. quindi mi sentono tutti. Ma... E ti sento. Perfetto. Perfetto. Ok, io. Grazie. Allora, grazie Michela, buongiorno a tutti, grazie al Formez per questa opportunità. Io sono Erika Sirgiovanni e in Agid mi occupo di comunicazione e relazioni esterne con la collega Angela Creta che è di fianco a me, poi ci spostiamo, usiamo un unico computer per ottimizzare. E, oggi come ha proposto, appunto, come ha aperto Michela, vi vorremmo presentare un progetto nuovo,
che il titolo è questo qui che vedete, è Comunica Italia. Vorremmo presentarvelo, però raccontarvi perché è nato e come è nato prima di entrare nel dettaglio. Quindi io mi occuperò, di raccontarvi qual è il contesto e il motivo per il quale abbiamo deciso di intraprendere questo percorso, e Angela, la mia collega, invece entrerà più nel dettaglio proprio dei contenuti di questo progetto e poi ci saranno i due colleghi che racconteranno la loro esperienza. Noi abbiamo lanciato un sondaggio prima di aprire la connessione perché ci farebbe piacere capire quanti di voi che siete qui oggi si occupa di comunicazione pubblica, quindi anche di comunicazione e di promozione dei servizi digitali. Abbiamo lanciato il sondaggio, vedo che per ora nessuno ha ancora risposto. Ah no, invece sì, vedo che è aggiornato ora. Beh, insomma, parecchi, un po' più della metà, quindi diciamo che parliamo comunque a dei professionisti, persone che si occupano ogni giorno di questo tema. Io comincerei per non perdere altro tempo. Questa è una piccola introduzione. Perché Agid ha deciso di investire in questo progetto? Voi sapete che Agid è l'Agenzia per l'Italia Digitale, si occupa di attuazione e coordinamento delle politiche pubbliche in materia di digitale, coordina le pubbliche amministrazioni centrali e locali in tutte quelle che sono prettamente attività tecniche e tecnologiche per la transizione, la trasformazione digitale. Siamo partiti, come vedete, dal documento Strategia per la crescita digitale che è stato approvato dal governo nel 2015. Abbiamo da questo fatto scaturire un modello strategico di trasformazione digitale della PA, che noi chiamiamo Panettone, sono sicura che tanti di voi conoscono ormai, che è del 2016, e nel 2017 da questo è nato il piano triennale, cioè la declinazione operativa di tempi e contenuti delle azioni che ogni amministrazione deve fare per portare avanti questo percorso di transizione digitale nazionale che poi è fatto da singoli tasselli di tutte le amministrazioni. Questo invece è un altro tassello nostro della contestualizzazione, cioè è il DESI. DESI è Digital Economy and Society Index, io credo che lo conosciate tutti, è il ranking europeo che diciamo, ci dà un po' i voti, ci dice a che punto siamo all'interno della classifica europea rispetto alla trasformazione economica e sociale digitale. E l'Italia purtroppo è ancora quart'ultima, è quart'ultima, è stata quart'ultima nel corso anche degli scorsi anni per tanti motivi. Diciamo che il DESI è un indice che approfondisce diverse aree, appunto economiche e sociali. Una in particolare è quella che interessa a noi come Agid e a noi come pubblica amministrazione che eroga servizi per migliorare le nostre politiche ed è quella del, diciamo, Digital Public Services, quindi servizi pubblici digitali che misura quanti utenti utilizzano i servizi digitali, come sono fatti questi servizi digitali, eccetera, eccetera. Vedete che il primo indicatore, che è utenti di government, ovvero quanti cittadini poi utilizzano realmente questi servizi che sono costruiti dalla pubblica amministrazione, in classifica siamo diciamo 28esimi anche qui, non possiamo dire di essere appunto un paese benchmark all'interno dell'Unione Europea. E noi ci siamo partendo da questa considerazione, i nostri colleghi tecnici diciamo si occupano di migliorare naturalmente la presentazione del servizio, di costruire al meglio i servizi per fare in modo che siano più semplici, più chiari e utilizzabili da tutti i cittadini. E noi come comunicazione, come ufficio comunicazione ci siamo chiesti cosa potevamo fare noi e cosa probabilmente manca alle pubbliche amministrazioni per fare in modo che i cittadini conoscano, comprendano e utilizzino appunto questi servizi che stiamo lavorando per costruire. E a quel punto abbiamo capito che come area comunicazione potevamo avere un ruolo. Potevamo avere un ruolo che era quello di coordinamento, di abilitazione delle altre amministrazioni, perché naturalmente Agid, essendo un'amministrazione nazionale,
come dire, non può naturalmente prendere il posto delle singole amministrazioni territoriali, che poi sono quelle che hanno un rapporto diretto con il cittadino. Naturalmente una regione, un comune eroga un servizio e ha un rapporto diretto con il proprio target, soprattutto le amministrazioni più piccole, cioè sempre di più le amministrazioni più piccole. E quindi abbiamo deciso di investire in questo progetto che si chiama Linea Guida per la promozione dei servizi digitali, perché Agid appunto fa linee guida rispetto a una serie di attività, quasi rispetto a tutte le attività, nel senso che essendo un'amministrazione centrale, per arrivare alle amministrazioni locali non può che agire con delle indicazioni, delle regole tecniche. Diciamo che il profilo della regola tecnica per quanto riguarda la parte di comunicazione non è esattamente applicabile, e ci siamo chiesti come potevamo supportare le amministrazioni, però nel proprio diciamo, percorso anche di promozione dei servizi digitali. Qua vedete una frase alla quale noi siamo molto affezionati perché crediamo che sia un ottimo assunto del lavoro e degli obiettivi che ci siamo posti, cioè il fallimento di una relazione è quasi sempre un fallimento di comunicazione, anche perché noi parliamo di servizi digitali, ma sappiamo perfettamente che il servizio è il momento di rapporto, diciamo, il momento di collegamento, di dialogo, di confronto tra l'amministrazione e i cittadini, quindi una comunicazione che non supporta tutto il percorso di transizione digitale delle amministrazioni è una comunicazione che porta anche al fallimento di una relazione. Perché vi dicevo che Agid, la mission di Agid è quella appunto di fare linee guida e regole tecniche standard. Qua vedete una slide piuttosto tecnica, non diciamo per addetti ai lavori dell'area comunicazione, però volevo contestualizzarvi appunto qual è il nostro ruolo. Agid ha da un anno a questa parte incominciato un percorso di disseminazione di asset per fare in modo che le amministrazioni locali potessero implementare più facilmente quelli che sono i progetti nazionali contenuti nel piano triennale per appunto la transizione digitale, e lo fa in tutte le aree, vedete, no? Dalle linee guida di design dei siti web e dei servizi, quindi creiamo toolkit e strumenti per l'adeguamento alle linee guida in modo che le amministrazioni possano adeguarsi più facilmente. Per quanto riguarda invece la mappatura degli ecosistemi, sono in corso di realizzazione le linee guida e le ontologie. Oppure toolkit e strumenti per facilitare l'integrazione dei servizi locali con le piattaforme immateriali, che sono SPID e PagoPA, che sono quelle piattaforme che sono comuni per tutte le amministrazioni, sono erogate centralmente. E poi aiutiamo le amministrazioni con dei team specializzati che appunto aiutano ad implementare, a calare nelle realtà territoriali questi asset. E la stessa cosa la volevamo fare per quanto riguarda la comunicazione, che è, diciamo, la più immateriale, diciamo, la più immateriale delle aree all'interno di una struttura di questo tipo. E quindi, quando tutte le aree dell'agenzia hanno incominciato a definire quali potevano essere i propri asset, in modo da inserirli in una sorta di catalogo virtuale, adesso non vi annoio sulla parte più diciamo amministrativa dell'iter che ha portato allo sviluppo di questo modello, tutte le aree dell'agenzia mettevano nero su bianco quali potevano essere gli asset a disposizione delle amministrazioni locali per appunto facilitare, scusate, l'implementazione di tutti i progetti del piano triennale e del modello che dovrebbero portare per l'appunto al compimento della transizione digitale. Ci siamo chiesti che cosa avremmo potuto fare, e abbiamo deciso di lavorare per la definizione soprattutto di questi tre asset, cioè linee guida per la promozione dei servizi digitali che poi vi spiegheremo un po' più nel dettaglio, e dei toolkit per la promozione dei progetti e dei servizi digitali. E inoltre, naturalmente, c'è un ultimo asset, che è quello del supporto nella sperimentazione di quelli che sono i primi due punti all'interno delle amministrazioni, perché non vogliamo assolutamente che sia un progetto calato dall'alto, ma vorremmo cominciare a costruirlo e a finire di costruirlo, a implementarlo, a versionarlo insieme a voi. Perché riteniamo che sia fondamentale
Questa slide che vedete vi racconta un po' che cosa succede in un minuto a chiunque decida di utilizzare la rete, quali sono gli stimoli che la maggior parte, adesso vedete social o grandi società che si occupano prettamente di intrattenimento o di servizi, quali sono gli stimoli che vi danno? Vedete che insomma è abbastanza affollata questa slide e ci siamo chiesti la pubblica amministrazione che ruolo ha? Non ha nessun ruolo, quindi è normale che spesso risulti perdente nel confronto con il privato. E quindi di qui l'idea di fornire indicazioni strategiche che possano appunto rispondere ai bisogni di promozione delle singole amministrazioni, ma soprattutto di sensibilizzare i professionisti per questo. Il sondaggio che abbiamo lanciato, sensibilizzare i professionisti della comunicazione alla piena comprensione di quello che è il proprio ruolo all'interno del percorso di trasformazione digitale dei servizi pubblici, perché ci siamo resi conto che molto spesso il problema è che all'interno delle amministrazioni non tutti, non parlo naturalmente di chi soltanto si occupa di comunicazione, non tutti si rendono conto di quanto sia strategica la comunicazione per l'attuazione di una politica pubblica. Spesso esiste il servizio è lì, è finito il percorso di servizio al cittadino. Invece siamo assolutamente convinti che sia necessario attivare e avviare appunto strategie di breve, medio e lungo termine per la promozione dei servizi. Sono divise in tre macro aree, noi per ora ne abbiamo pubblicata solo una in consultazione, arriveranno anche le altre che sono storytelling e marketing. Successivamente, appunto per dar seguito a quello che vi dicevo, arriveranno anche dei layout che ci aiuteranno a definire una comunicazione coordinata e una promozione coordinata di quelli che sono i servizi che si appoggiano a quelle che sono le piattaforme nazionali, invece quelle che vi dicevo sono erogate centralmente, perché ci siamo resi conto che SPID e PagoPA, soprattutto, sono queste le due grandi piattaforme che permettono ad un'amministrazione di erogare dei servizi, qualunque essi siano, perché poi PagoPA serve a tutti per pagare, SPID presto servirà a tutti per accedere al servizio. Ci siamo resi conto che naturalmente ogni amministrazione fa la sua campagna promozionale e sono molto brave quelle che le fanno, quindi è giusto, è buono, però molto spesso per massimizzare i risultati serve veramente poco. Quel poco è, per esempio, la definizione di un layout nazionale coordinato che poi può essere declinato, anzi deve essere declinato naturalmente in base alle specificità, al target, alle esigenze della singola amministrazione. E poi, come vi dicevo, quando questo progetto sarà abbastanza maturo, vorremmo anche calarci e calare gli strumenti che abbiamo definito all'interno di alcune amministrazioni che selezioneremo insieme per fare delle sperimentazioni di dettaglio e capire cosa si può cambiare, cosa serve, cosa servirà, anche perché il progetto che stiamo impostando tendenzialmente è un progetto da fine pena mai, nel senso che abbiamo impostato una piattaforma che vorremmo poter alimentare e continuare ad alimentare anche nel corso dei prossimi mesi, dei prossimi anni, in base a come si evolverà. Appunto, come si evolveranno le dinamiche e le esigenze di comunicazione delle singole amministrazioni e poi la fase finale che sembra scontata ma non lo è affatto per un semplice motivo, io ho inserito questa slide che è quella del monitoraggio perché in realtà per noi è fondamentale capire se questa è la strategia di comunicazione vincente per Agid che, come vi dicevo, abilita in realtà le amministrazioni a comunicare, non comunica direttamente col cittadino se non in alcuni specifici casi, ma il nostro lavoro e quello che vorremmo si strutturasse sempre di più è esattamente questo come ruolo. Cioè Agid esiste per dare alle amministrazioni gli strumenti che aiutino le amministrazioni a fare della buona comunicazione. Quindi un'analisi, un monitoraggio dedicato a questa impostazione della strategia e del progetto ci aiuterà a capire come sviluppare al meglio nei prossimi mesi e nei prossimi anni questo tipo di attività. Io ho
finito e lascio la parola ad Angela Creta, la collega che entrerà invece nei dettagli tematici e operativi appunto di questi strumenti. Vi ringrazio, rimango qua per le domande. A dopo. Grazie Erika, chiarissima. Aspettiamo che Angela si colleghi. Nel frattempo già abbiamo condiviso le slide di Angela. Eccola, benissimo. A te la parola Angela, grazie. Salve a tutti, buongiorno a tutti. Io sono Angela Creta e come mi ha detto Michela mi occupo di contenuti digitali e di social media management all'Agenzia per l'Italia Digitale. Proseguo il percorso avviato da Erika nella presentazione delle linee guida e vi racconto nello specifico come abbiamo strutturato le linee guida di comunicazione che sono quelle adesso online e il processo di consultazione pubblica che ha seguito le linee guida e poi vi racconterò anche quelli che sono i prossimi passi di questo progetto. Prima però ovviamente di andarvi a raccontare che cosa sono le linee guida faccio diciamo un'estensione di quello che ha detto Erika rispetto all'attività di Agid. Perché abbiamo deciso di lavorare sulla promozione dei servizi digitali, oltre a quello che è il ruolo di Agid e quella che è la necessità di promozione dei servizi digitali, anche perché siamo all'interno di un ecosistema digitale di cui siamo tutti consapevoli e anche le attività di comunicazione e promozione dei servizi pubblici passano attraverso l'innovazione delle strategie e dei metodi di comunicazione e perché no anche di marketing. Parto infatti con quella che è alcuni spaccati di una serie cult che spero conosciate, che è Mad Men, che parlava di quelle che erano le strategie dei pubblicitari quando la pubblicità ha cominciato a diventare un'attività preponderante nello sviluppo di servizi e nell'offerta di servizi e prodotti. La pubblicità, così come la conosciamo oggi, ovviamente è un prodotto della rivoluzione industriale, quando appunto l'automazione, della produzione, la varietà dei prodotti e la concorrenza ha imposto in un certo senso delle necessità di informare gli acquirenti e si è evoluta in condizioni, cioè si è evoluta attraverso strategie e specificità che conoscete oggi, molto, molto diverse rispetto a quando è cominciata, ma anche perché cambia diciamo, il contesto in cui viviamo oggi. Non siamo più nell'epoca della rivoluzione industriale, siamo nell'epoca di quella che è l'era dei social e dei contenuti e come appunto più volte anche da quelle che sono le analisi sociologiche, ci troviamo all'interno di una società che è definita liquida, dove cambiano i nostri rapporti sociali sono più veloci e cambia anche il modo in cui facciamo comunicazione. Ecco perché vi racconto un po' quello che è lo spaccato del rapporto che ogni anno We Are Social fa sullo stato del consumo di internet mondiale in Italia per raccontarvi come diciamo che circa il 73% degli utenti italiani è online, che è pari a 43 milioni, e di questi 34 sono attivi sui social media e l'83% ha una modalità di fruizione online che è quella relativa al mobile. Il tempo che noi spendiamo giornalmente sui social e online va dalle 6 ore o più di 6 ore per quanto riguarda la connessione a internet fino a circa 3 ore di visione televisiva, questo sempre online. C'è un'altra ricerca che non cito qui ma è molto carina, è di MediaKicks ed è del 2016 che stima che diciamo, un individuo nella sua vita passa circa 5 anni e 4 mesi sui social ed è lo stesso tempo che potrebbe impiegare per fare 32 volte il viaggio sulla Luna e il ritorno oppure vedere 100, 215 volte la serie dei Simpson o addirittura scalare 32 volte l'Everest. Quindi è un tempo significativo della nostra vita ed ecco perché la comunicazione e la promozione devono comunque adeguarsi a questi scenari, all'evoluzione
di questi scenari. Partiamo quindi da quelli che sono gli assiomi del marketing del settore privato e che ci fanno capire come ci troviamo all'interno di una società in cui gli individui hanno sempre più fame delle informazioni. Infatti Miller, che è un sociologo, ci definisce degli informivori, e quindi questa fame di informazioni ci ha portato alla domanda di un'offerta di contenuti sempre più rispondente a quelle che sono le effettive esigenze e i bisogni degli individui. Quindi diciamo che gli utenti vogliono sempre di più dei contenuti utili, delle informazioni interessanti e di quelli che sono contenuti originali, ma non è soltanto una questione di contenuti, è anche una questione di come si veicolano le informazioni. Ogni persona, ogni cittadino può essere il primo testimonial di quella che è la funzionalità o la disfunzionalità di un servizio, la positività o la negatività di un prodotto. E appunto chi fa comunicazione pubblica deve prendere atto di questo e deve rendersi conto che catturare l'attenzione dei cittadini è un passo fondamentale appunto in quelle che sono le strategie di promozione dei servizi pubblici. Ed ecco come cambia il marketing privato all'interno del settore pubblico. È vero che la comunicazione è importante, ma diciamo che il re, diciamo, resta il servizio, è la base su cui si organizza quella che è la comunicazione e la promozione. Però la comunicazione è altrettanto importante, infatti è diciamo, la regina di quella che è il grado di diffusione e di conoscenza di un servizio. Questo perché? Perché se è vero che una buona comunicazione non aiuta un'amministrazione, fino in fondo un'amministrazione che non ha dei processi funzionali, è vero anche che una buona amministrazione non può prescindere da una buona comunicazione. La comunicazione quindi diventa parte essenziale nella costruzione di un servizio efficiente, perché se ci pensate il servizio non è altro che l'espressione di un bisogno, cioè capire come pagare una multa, come iscrivere i figli all'asilo, come spostarsi dal punto A al punto B di un territorio. È quindi importante che la comunicazione pubblica riesca a tradurre efficacemente la complessità di organizzazione di un servizio pubblico, ma anche la facilità con cui questo può essere fruito. Passiamo dunque a quelle che sono, diciamo, il primo prodotto di questo ragionamento che abbiamo fatto, appunto le linee guida di comunicazione. Fare comunicazione, lo sapete meglio di me, non può essere un'attività improvvisata. Tutti pensiamo di poter comunicare, ma non è detto che tutti abbiamo gli strumenti e le competenze per farlo, perché non esiste diciamo, una ricetta magica, cioè non serve fare un tot di eventi, oppure un tot di comunicati, oppure un tot di post sui social. È importante metterci strategia e metodo, ed ecco perché le linee guida sono un progetto che è a supporto di chi si occupa di comunicazione all'interno delle amministrazioni pubbliche, ma anche uno strumento di indirizzo delle linee guida che possano aiutare le amministrazioni nella definizione di quella che è una strategia di promozione di un servizio. Come le abbiamo organizzate? Le abbiamo organizzate a seconda di, come diceva Erika prima, tre diciamo asset fondamentali: linee guida di marketing, linee guida di comunicazione, linee guida di storytelling e quindi di narrazione di un servizio pubblico. Le abbiamo diffuse in maniera partecipata perché uno degli obiettivi delle linee guida è proprio anche quello di far fare rete a quelli che sono i professionisti della comunicazione, e quindi mettere a fattor comune quelle che sono le competenze e aiutarci anche a far capire agli amministratori l'importanza strategica di una buona strategia di comunicazione e di promozione del servizio. Ed ecco perché le linee guida di comunicazione hanno attraversato un percorso di consultazione pubblica che si è concluso il 23 giugno e che ha visto appunto la possibilità per tutti di poter commentare e aiutarci a migliorare quella che era diciamo, una versione base iniziale delle linee
linee guida e che il percorso di consultazione seguirà anche le linee guida di marketing e di storytelling. Ovviamente, e credo voi l'abbiate anche, diciamo, affrontato in webinar precedenti, la nostra consultazione pubblica si è svolta su quelle che sono le piattaforme utilizzate per la produzione di documenti pubblici e le consultazioni, quindi Docs Italia e Forum Italia. Come sono organizzate le linee guida? Le linee guida sono organizzate volutamente in maniera semplice, hanno un linguaggio semplice e comprensibile a quello che può essere un pubblico ampio, o con delle frasi brevi e con delle indicazioni puntuali anche di buon senso per poter aiutare nel percorso di sviluppo, diciamo, di quella che è la strategia, e contengono anche diciamo, delle indicazioni sull'applicazione sull'applicazione o meno di una strategia, o sull'obbligatorietà oppure la possibilità di vederla come facoltativa. Infatti sono distinte in un devi, dovresti, potresti, che vanno ad indicare i livelli di implementazione di quella che sono le indicazioni date all'interno delle linee guida. Il devi è quello, diciamo, che è il set delle indicazioni minime per poter portare avanti una strategia. Il dovresti è quello che potrebbe essere implementato per migliorarla. Il potresti è quello che, una volta avute quelle che sono gli elementi di base, consentono di sperimentare anche delle iniziative e delle attività innovative nella strategia di promozione dei servizi. Cosa comunicare? Comunicare appunto quella che è la promozione dei servizi della pubblica amministrazione, e quindi aggiungere un tassello a tutto quanto il ciclo evolutivo del servizio, perché se è vero che alla base è una facile fruizione dello stesso, è vero che una promozione e una comunicazione adeguata possono supportare la conoscenza e la diffusione del servizio stesso all'interno di quello che è l'immaginario collettivo, e quindi migliorare anche quello che è la frequenza di utilizzo dello stesso. Vedo che il tempo a mia disposizione sta lentamente diminuendo, velocemente diminuendo, e quindi vado un po' più nel dettaglio su quelli che sono gli asset di cui sono state organizzate le linee guida di comunicazione, facendo quella che è una premessa. Noi abbiamo provato a raccontare durante la fase di consultazione quelli che sono i paragrafi che hanno costituito le linee guida di comunicazione attraverso delle strategie di storytelling, e quindi raccontarle attraverso immagini, attraverso una narrazione, grazie ad immagini, diciamo, fotografiche, ma grazie anche al supporto del format con un video che raccontava la consultazione, di cui vedete alcuni frammenti all'interno della mia presentazione. La prima cosa che abbiamo affrontato all'interno delle linee guida è appunto come organizzare un piano di comunicazione, ma soprattutto qual è la funzione di un piano, ovvero è quello strumento che consente di guidare le azioni necessarie alla promozione dei servizi digitali dell'amministrazione, di poterle programmare all'interno di un contesto, quindi il capire dove ci troviamo, qual è il contesto in cui muoviamo quel servizio, l'identificazione del target, la definizione di quelli che sono gli obiettivi di comunicazione, e poi quindi che cosa vogliamo ottenere, a chi vogliamo parlare, e quelli che sono poi gli strumenti di comunicazione. Infatti, soprattutto per quanto riguarda la descrizione di quelli che sono gli strumenti di comunicazione, il nostro claim è stato non tirare a caso, ovvero scegli quelli che sono gli strumenti o il mix di strumenti che aiutano di più all'interno del tuo contesto, per i tuoi destinatari, soprattutto quelli che sono gli obiettivi della tua comunicazione, a promuovere al meglio il servizio attraverso una scelta sia è vero, di canali fisici che di canali digitali. È vero che siamo nell'ecosistema digitale, questo non significa che le attività di comunicazione, tra virgolette, fisiche, quindi come l'organizzazione di un evento oppure una conferenza stampa, il dialogo con i giornalisti, non, la comunicazione diretta degli URP e dei canali fisici dell'amministrazione non possono essere di supporto alla promozione dei servizi digitali. E, in,
Poi abbiamo realizzato anche, diciamo, un focus su quella che è l'organizzazione di una campagna di comunicazione digitale, quali sono gli strumenti che possono essere scelti, come veicolare le attività di promozione all'interno del sito istituzionale, oppure come creare degli elementi corollari di comunicazione al sito, come ad esempio una landing page per aumentare il tasso di conversione di un'attività di comunicazione, come organizzare una newsletter, capire se funzionale o meno prevedere un sito di progetto, quindi un sito dedicato a quella che è l'iniziativa, sempre su diciamo quella che è l'assunto fondamentale nel costruire relazioni con l'utente e non semplicemente dei link che possono essere visti, non visti o abbandonati in un breve tempo di lettura. Le linee guida continuano anche non soltanto nella descrizione degli strumenti e nelle indicazioni su come utilizzarli, ma hanno un focus anche su come interpretare, cioè su come monitorare l'efficacia della campagna di comunicazione e quindi come interpretare anche i dati per migliorare la strategia di promozione oppure per capire come diciamo, rinnovarla o orientarla al meglio a seconda di quelli che sono diciamo, i tassi positivi o negativi di efficacia dell'amministrazione della promozione stessa e quindi vanno ad indagare quelli che sono gli strumenti di analytics e di social inside. Una cosa che ho dimenticato di dire, ma che è diciamo, molto importante all'interno di una strategia digitale, è appunto quella della scelta non soltanto dei canali online, quindi del sito, della newsletter, ma anche dei canali social che, come ben sapete, sono gli strumenti all'interno privilegiati in cui si costruisce la relazione con il cittadino. E anche lì abbiamo realizzato delle indicazioni su come poter utilizzare una pagina Facebook oppure un account Twitter, se scegliere di aprire un account Instagram, per esempio, a seconda degli obiettivi della strategia di promozione e delle caratteristiche anche di quello che è il servizio. Tornando quindi all'organizzazione delle linee guida, in sintesi diciamo che l'obiettivo di quella che è la comunicazione è cambiare appunto in meglio quelli che sono le abitudini dei cittadini. Vedo che ci sono delle domande e ovviamente risponderemo alla fine di questa presentazione. Le linee guida non sono l'unico elemento di questo progetto che stiamo portando avanti, c'è anche la presenza di kit di comunicazione che sono a supporto di quelle che sono appunto le strategie che un'amministrazione può portare avanti. Che cosa sono i kit? I kit sono delle indicazioni, dei format grafici che metteremo a disposizione che possono appunto indicare quello che è il perimetro di promozione di un servizio dal punto di vista delle scelte grafiche o della comunicazione efficace che si può fare sopra. Quindi sono un insieme di layout accompagnati, divisi per i principali, diciamo, format di promozione di un servizio, quindi vanno da ad esempio il format di un manifesto fino al format di una card social e che hanno delle indicazioni su delle caratteristiche fondamentali come la scelta del colore oppure la scelta del claim, la scelta delle immagini, quindi sono accompagnati dalle indicazioni su come poterli far funzionare diciamo al meglio e sono racchiusi all'interno di quello che è un sito di progetto che rilasceremo a breve e che appunto racconta il progetto stesso, quindi del comunichiamo come comunicare, in cui trovate le linee guida a seconda di quelle che sono le indicazioni di marketing, di comunicazione, di storytelling, fino a trovare i kit e quindi l'insieme degli strumenti grafici e le indicazioni su come poterli personalizzare rispetto a quella che è la campagna di promozione del servizio stesso, fino a questo diciamo è un'anteprima di come è possibile magari scaricare i materiali e poterli riutilizzare.
fino ad arrivare, diciamo, a quella che è una roadmap che racconterà un po' anche come si svilupperà il progetto, perché le linee guida, di comunicazione sono comunque pensate nell'ottica dell'aggiornamento continuo, cioè non ci fermiamo ai processi di consultazione, ma nel corso del tempo, anche grazie a quelle che sono le indicazioni della comunità di professionisti, prevediamo dei rilasci e degli approfondimenti, delle linee guida stesse. Diciamo che in questa fase siamo prossimi al rilascio delle linee guida di comunicazione definitive, quindi che hanno recepito le indicazioni della consultazione pubblica, il sito di progetto di cui vi parlavo prima, il rilascio di un primo kit. Poi verrà avviata la consultazione pubblica delle linee guida di storytelling e del marketing, ma sicuramente nel corso del progetto ci sarà un aggiornamento continuo delle linee guida, nell'ottica appunto del versionamento che è utilizzata anche nelle linee guida di design e un aggiornamento di quelli che sono i kit, non soltanto sulla tipologia di kit, ma magari anche dei materiali messi a disposizione. Ci trovate su comunica-lgbriddedocs.io prima, insomma, del rilascio del sito web. Se volete rimanere aggiornati, seguite l'hashtag Comunica Italia sui social con cui diamo comunicazione dei vari avanzamenti del progetto. Io mi avvio verso la fine, chiudendo con una delle frasi di Don Draper, che è uno dei protagonisti di Mad Men, che è importante farla semplice, ma comunque senza dimenticare di dare significato alle cose che facciamo. Ed è quello appunto, diciamo, anche l'idea che è alla base delle linee guida. Cerchiamo di tradurre le indicazioni in un linguaggio semplice, ma che sia comunque pregnante di significato e soprattutto possa avere un valore aggiunto per le attività che le amministrazioni portano avanti ogni giorno nella promozione dei servizi digitali. Io ho finito, magari proviamo a rispondere alle domande e Erika, non so se tu vuoi, leggo, diciamo, quella che è la prima domanda. Ti faccio di prendere, sì, te le pongo io. Grazie. Allora, non sono arrivate Ok. tantissime domande, comunque diciamo c'è Emilio Di Cristina che dice che spesso il problema è anche di progettare servizi realmente efficaci e qua siamo diciamo su un altro livello diciamo di problemi, no? Per cui si chiede in quel caso come comunicare, perché il cittadino si disillude che ha diciamo dei servizi che poi non rispondono alla propria esigenza. Quindi su questo diciamo è un altro tipo di discorso, però se volete dire qualcosa su questo. Però sì, a me fa piacere, Michela, scusami, se, mi fa molto piacere perché è molto utile per chiarire il perimetro del nostro lavoro. Certamente Emilio è verissimo, infatti se poi avrai tempo e voglia di andare a leggere i contenuti di questa prima fase delle linee, diciamo, questo primo pillar delle linee guida di comunicazione, ti renderai conto che abbiamo preso in considerazione una serie di eventualità che comprendono anche un servizio che non funziona o che non è fatto bene. Non vorrei assolutamente, nessuno di noi, non vorremmo assolutamente che passasse l'idea dello scaricare sulla comunicazione responsabilità progettuali, assolutamente. Siamo pienamente consapevoli del fatto che, come dicevo prima, i servizi devono essere costruiti bene nel modo giusto e per questo Agid e le amministrazioni hanno delle competenze, ci sono delle linee guida, degli standard di dettaglio, sia di design che standard tecnici naturalmente. Diciamo che per quanto riguarda la comunicazione, pensiamo che esistano due ruoli fondamentali, no? Quello della promozione, quando un servizio è pronto, funziona, o meglio l'amministrazione è convinta che sia pronto, funzioni e comunque il cittadino è esposto, quindi il cittadino comincia a fruirne e poi la comunicazione può diventare anche, deve diventare anche uno strumento di accompagnamento anche nella fase di sviluppo del prodotto, in questo caso del servizio. Quindi, anzi, ancora di più, se la comunicazione può aiutare l'amministrazione in caso di eventuali errori o la fretta di presentare
esporre un servizio non ancora del tutto adeguato rispetto alle esigenze del cittadino, anche attraverso la comunicazione si può provare a raccontare questo percorso. Non è, adesso perdonatemi, magari semplifico, non pensate a linee guida di comunicazione che sono solo ed esclusivamente finalizzate alla vendita, cioè Angela vi ha spiegato nel dettaglio, naturalmente abbiamo ricalcato quelli che sono i principi del privato, questo è ovvio, diciamo che è nata all'interno del settore privato questa declinazione dei contenuti e questo utilizzo della comunicazione, però le ha fatte Agid, ci sta lavorando Agid che conosce perfettamente qual è il contesto della pubblica amministrazione e non vorremmo mai che venissero viste e utilizzate solo ed esclusivamente nella fase di vendita. La comunicazione è, come dicevamo prima, è importante per l'attuazione, è un vero e proprio asset per l'attuazione delle politiche pubbliche in tutte le loro fasi. Quindi, anche se un servizio non è fatto bene oppure può essere migliorato, ci sono delle possibilità, che possono essere esplorate attraverso la comunicazione. Quindi, assolutamente è giusto quello che dice Emilio. Perfetto. Diciamo che anche è un'attività di accompagnamento all'interno del ciclo evolutivo Assolutamente, del servizio. assolutamente. E, altre domande? Non ti sentiamo, Michela, noi. Michela, vi posso dire che i kit, intanto anticipo una domanda dicendo che i kit non sono ancora disponibili, ma saranno all'interno del sito di progetto che è in fase di sviluppo e quando insomma sarà online sicuramente a breve vi daremo comunicazione attraverso i nostri canali di comunicazione. Quindi lì diciamo con il rilascio del sito di progetto troverete anche una descrizione dei kit ed un primo kit che riguarda appunto un servizio digitale. Allora, un'altra domanda, chiedevano se queste linee guida sono state coinvolte e consultate le amministrazioni territoriali. Allora, diciamo che in questa primissima fase abbiamo fatto dei focus volutamente ridotti, naturalmente con dei professionisti della comunicazione e della comunicazione delle amministrazioni territoriali, consapevoli del fatto che appunto avremmo tutto il percorso di presentazione di questo progetto passa per la consultazione. Quindi la nostra idea è di mettere a terra quanto prima possibile quelli che sono i pillar di questa strategia di Agid e di fare in modo che la partecipazione avvenga a materiale presentato anche per dare delle indicazioni sulle quali discutere. Assolutamente sì. È pur vero che Agid lavora da tanto tempo, ormai diciamo dall'inizio del suo percorso con le amministrazioni territoriali, quindi siamo sempre in contatto cioè ci lavoriamo costantemente con le amministrazioni territoriali, quindi diciamo che è una costruzione collettiva, naturalmente ci rifacciamo anche a quelle che sono state delle esperienze comuni e in più naturalmente è tutto in consultazione e vorremmo costruire, e consolidare il percorso con l'aiuto di tutti. Ed ovviamente il percorso di consultazione non esaurisce il metodo partecipativo, nel senso che le linee guida di comunicazione sono state in consultazione 30 giorni, 30 giorni saranno in consultazione le linee guida di marketing e storytelling. Questo non vuol dire che una volta che rilasciamo, diciamo, quella che è la versione post-consultazione non ci sia l'apertura, diciamo, a indicazioni e suggerimenti, e comunque le linee guida sono concepite appunto nell'ottica dell'aggiornamento continuo, quindi di un rilascio temporale di aggiornamenti rispetto alle tematiche e anche rispetto agli strumenti che vengono affrontati all'interno delle linee guida. Vabbè. Vedo che c'è, diciamo, mi è sembrato di prendere una domanda, poi forse il tempo non
non è ancora tantissimo, però non è il progetto, non è diciamo, leggo per esempio Emilio che ci dice storytelling e marketing devono essere in connessione bionivoca con il feedback degli utenti, se no rischiano di essere autoreferenziali, giustamente, certamente è così. Infatti all'interno di quello che è il percorso dei passi da fare per sviluppare una strategia di comunicazione o di marketing o di storytelling, abbiamo ben presente l'importanza di quelli che sono i dati, quindi non soltanto l'analisi del comportamento dell'utente online, ma anche la customer care, quindi capire qual è la soddisfazione dell'utente per un servizio, usare anche la comunicazione per capire il livello di soddisfazione, per capire cosa non va e quindi aiutare anche nella risoluzione dei problemi. Ed è ovvio che una strategia di comunicazione, ma anche una strategia di marketing, come una strategia di narrazione, di storytelling, non sono degli elementi statici, sono degli elementi dinamici che si evolvono se cambia il contesto, se cambiano i bisogni dell'utente, se cambia, diciamo, l'efficacia, la misurazione dell'efficacia o meno della campagna. Quindi è un percorso dinamico che può essere costantemente aggiornato e migliorato. Allora, un'ultima domanda è sui social, cioè sull'opportunità, insomma c'è stato un po' uno scambio di battute tra vari utenti sull'opportunità di usare i social per fare campagne di marketing. C'è Barbara che dice non stride tutto questo con la missione della PIA stessa, mentre Cristina risponde che effettivamente un piano di sponsorizzazione sui social media, insomma, non è in contrasto con la politica, diciamo, delle PA, non so voi come la vedete. Certamente le attività di promozione, è ovvio che uno degli elementi fondamentali quando si butta giù una campagna di comunicazione, si definisce una strategia, è anche capire con che risorse è possibile fare queste attività, quindi la definizione di un budget, e se molto spesso dipende anche dall'importanza, diciamo, che si dà alla promozione del servizio, quindi dalla natura del servizio, di quante persone ne hanno bisogno, oppure potenzialmente possono utilizzarlo. Sono delle valutazioni che si fanno. Sicuramente nella definizione della strategia, all'interno del budget è possibile prevedere delle attività di promozione, delle attività delle strategie di comunicazione. Sicuramente sì, è importante farlo con cognizione di causa. Non è fare una campagna di promozione oppure una campagna stampa, una campagna di pubblicità, per esempio sui mezzi fisici, senza aver chiaro qual è, diciamo, l'obiettivo, senza aver chiaro qual è il risultato che vogliamo ottenere. Di certo, per quanto riguarda per esempio la promozione dei servizi digitali, investire in posizionamento sui motori di ricerca oppure in promozione sui social può aiutare alla diffusione della conoscenza del servizio, quindi anche a far capire agli utenti come funziona, come possono utilizzarlo, dove possono trovare le informazioni per capire come accedere al servizio, come poter Va fruire. bene, Angela, grazie. Allora, proprio per dare tangibilità, insomma, ai progetti della PA, direi di dare la parola. Vi ringrazio per il vostro intervento. Ci rivediamo alla fine, magari, delle altre due testimonianze. Grazie a E tutti. darei la parola ad Andrea Belardinelli della Regione Toscana. Andrea, puoi attivare la tua webcam e il tuo microfono. E ti ricordo che devi cliccare sull'icone in alto del microfono e della webcam. Perfetto, vedo che ti stai collegando. Benissimo. Allora ti do la parola, Buongiorno, buongiorno a Andrea, per tutti. parlarci dell'esperienza della Regione Toscana. Vediamo il tuo microfono. Perfetto, ti sento. Grazie, a te la parola. Bene, grazie innanzitutto per l'invito a Agid e a Formez per questo interessante confronto. Quello di cui vi parlerò io oggi è una esperienza di servizio digitale e di promozione. Quello che vedete nella slide è il titolo che abbiamo scelto, in Toscana la salute diventa speed. 2 secondi di introduzione. Allora, abbiamo scelto qui in Regione Toscana di porre l'obiettivo della promozione sui nostri servizi di sanità digitale e in particolar modo sul fascicolo sanitario elettronico. Perché? Allora, perché in Regione Toscana la sanità digitale l'abbiamo spinta molto sul discorso della multicanalità, cioè sul fatto di poter andare incontro alle esigenze dei cittadini
utilizzando il maggior numero possibile di tecnologie, quindi non solo web, non solo app, ma anche dei totem che sono messi in tutte le nostre strutture sanitarie sul territorio toscano. Questo perché, e mi riprendo un po' i concetti che sono stati detti prima, è difficile disegnare dei servizi, è difficile andare incontro alle esigenze dei cittadini, soprattutto su un tema come quello della salute, dove è un contesto mutevole, mutevole perché per età, per patologia, per malattia che nel corso della vita può entrare in maniera devastante e alterare un equilibrio. Però la volontà è stata quella di Regione Toscana appunto di mirare all'introduzione di questi servizi per creare valore. Questa è la vera parola su cui ci siamo concentrati, cioè non un qualcosa calato dall'alto, non un qualcosa fatto per moda o per incorrere la tecnologia, ma un servizio concreto da dare ai cittadini. In particolare ci siamo focalizzati sul fascicolo sanitario elettronico. Perché? E qui introduco un attimo il concetto. Allora, il fascicolo sanitario elettronico è uno dei servizi inseriti nel piano triennale di Agide, che era stato accennato prima, ed è inserito in quello che viene chiamato l'ecosistema della sanità. Il fascicolo sanitario elettronico, per chi non lo sapesse, è uno strumento che raccoglie tutta la storia del cittadino, quindi i suoi referti, le sue prenotazioni, i suoi farmaci, e è un po' il cassettone della nonna che c'era prima per conservare tutta la documentazione cartacea, trasformato in elettronico. Ma ha anche un vantaggio, quello di poterlo condividere con i professionisti. Quindi, in un momento in cui uno non può muoversi, non può essere accompagnato in una struttura in maniera elettronica con le tre modalità che vi ho detto prima, quindi più vicine ai cittadini, più vicine a un concetto anche di personalizzazione del servizio, si cercano di erogare questi servizi digitali. In questa slide vedete, per darvi due numeri, allora in giallo è la popolazione della regione toscana, in blu sono le persone, i cittadini toscani che hanno deciso di attivare il loro fascicolo sanitario elettronico, in rosso vedete il numero in tempo reale dei referti, documenti sanitari che ogni mese vengono raccolti, quindi siamo intorno agli 800.000 dentro al fascicolo sanitario. Ma in verde vedete il numero dei cittadini che fanno un accesso al proprio fascicolo sanitario. Come vedete, il divario è enorme. Quindi ci siamo posti il problema di dire come far capire ai cittadini che dentro a questo contesto, questo è il loro fascicolo sanitario, e qui ci sono due numeri, tanto per dirvi che tra referti di laboratorio analisi, quello che viene chiamato LIS, o i referti di radiologia, siamo intorno ai 10 milioni di documenti prodotti ogni anno. Allora, questo è uno sforzo grande, importante, che deve essere tradotto in un reale servizio. E allora ho ripreso un po' le domande del piano delle linee guida di promozione dei servizi digitali. E quindi noi ci siamo chiesti che cosa vogliamo ottenere, cioè abbiamo definito quelli che si dicono gli obiettivi della comunicazione. E rispetto al fascicolo sanitario elettronico ci eravamo dati questi quattro punti: far conoscere il servizio a numero maggiore di cittadini, facilitarne l'accesso, e poi vedrete in che modo, far comprendere i vantaggi per i cittadini e migliorare la soddisfazione degli utenti. Come l'abbiamo fatto? Innanzitutto abbiamo studiato a chi volevamo indirizzare la nostra azione. Quindi, dai nostri sistemi di helpdesk, da tutti i dati di log che possiamo ottenere dai nostri sistemi, siamo andati a mappare quello che era l'utilizzo, la modalità con la quale i cittadini percepivano il servizio. Se vedete, questi sono i dati, sono i ticket aperti in un anno, sono circa 17.000, quindi è un numero importante. E siamo andati ad analizzare quali erano le principali difficoltà di accesso al fascicolo. E se vedete, quasi tutti ruotano intorno all'utilizzo della carta sanitaria elettronica. Carta sanitaria elettronica che
è in possesso a tutti i cittadini, viene spedita dall'Agenzia delle Entrate, ma che quando arriva a casa in realtà è una schedina vuota, cioè se non la traduciamo in un reale servizio per i nostri cittadini o pazienti, non riusciamo a dare questo vantaggio sui servizi digitali. E allora che cosa ci siamo posti? Innanzitutto siamo partiti da un'esperienza, io fino a 5 mesi fa ho avuto l'onore di lavorare all'interno della più grande azienda ospedaliera universitaria della Toscana, del centro Italia, che è Careggi, dovevamo già iniziato insieme ad Agid un percorso di introduzione di SPID. Perché? Perché SPID è comunque una modalità, al di là che è un progetto nazionale, fa parte del piano triennale, eccetera, ma è realmente, almeno a nostro avviso, la chiave di svolta per migliorare l'interfaccia con i nostri sistemi, che a volte appaiono complessi, a volte appaiono complicati per il cittadino normale. E allora cosa volevamo dire con la nostra campagna? Che in Toscana la salute diventa SPID. Abbiamo usato questa assonanza del servizio nazionale col concetto di velocità e abbiamo creato questo claim. Ovviamente di che cosa avevamo bisogno? Di portarci dietro tutti gli identity provider, cioè quelle aziende private che sono state accreditate sul sistema nazionale di Agid per fornire le credenziali ai cittadini. E qui sotto vedete una cosa importante. Abbiamo deciso di non investire del budget in questa azione. Perché? Primo perché per problemi di gare pubbliche, eccetera, non c'era il tempo di andare a ingaggiare una pluralità di soggetti. Ma quello che abbiamo cercato di fare con loro è stato di coinvolgerli nella creazione di un calendario, mettendo a disposizione le nostre strutture sanitarie su tutto il territorio toscano e cercando quindi di aprire dei veri e propri banchini di ogni provider all'interno delle nostre strutture, dove i cittadini potevano ogni giorno, dalle 9 alle 16, prendere le credenziali SPID, ma soprattutto provare i sistemi e quindi toccare con mano quali servizi potevano utilizzare in questa nuova metodologia. Qui vedete un estratto del comunicato stampa dove vi ho messo in eretto semplicemente le cose essenziali che abbiamo voluto trasmettere ai nostri cittadini. Allora, innanzitutto che il servizio era gratuito, quindi le credenziali SPID si potevano semplicemente prendere nelle strutture senza alcun tipo di pagamento. Perché? Per semplificare la vita degli utenti e andare a, come dire, sostituire l'utilizzo della carta sanitaria elettronica. Ma un'altra cosa che abbiamo molto calcato è stato quello di dire SPID lo puoi già prendere nelle varie strutture e dove vuoi, ma io ti vengo incontro, ti do la possibilità di prenderlo proprio dentro alle strutture sanitarie dove ogni giorno per problemi di salute hai la necessità di recarti. Abbiamo quindi coinvolto i provider, ma soprattutto abbiamo coinvolto anche tutti gli operatori del nostro servizio sanitario regionale, affinché fossero parte di questo sistema e potessero, insieme ai provider, poter far vedere quali erano i reali servizi. E come vedete abbiamo raggiunto un obiettivo molto importante. Siamo riusciti ad attivare 1.000 punti di attivazione su tutto il territorio regionale, sfruttando gli uffici postali, le camere di commercio, i CNA, le botteghe della salute e tutte le nostre strutture primarie molto importanti. Questa è stata un po' la roadmap, e come vedete si è svolta questo mese di maggio, dal 2 al 20 maggio. La preparazione è partita il 12 marzo, dove abbiamo fatto la presentazione agli IDP. Il 22 marzo, dopo una decina di giorni, li abbiamo rincontrati e definito il calendario delle nostre strutture. Ad aprile abbiamo coinvolto tutti i referenti delle nostre aziende sanitarie e ospedaliere sul territorio. Il 24 aprile abbiamo creato gli strumenti tecnologici, quindi la landing page, la locandina, i slider, i banner da mettere sui nostri servizi. Il 26 abbiamo fatto un comunicato stampa attraverso anche i social e
E ora è in corso tutta l'azione di recall sui siti web, sui social, sulle newsletter, ma anche la raccolta dei feedback da parte di tutti i nostri cittadini che hanno usufruito del servizio. Quali sono stati gli strumenti della comunicazione? Li abbiamo usati tutti. Quindi il sito web istituzionale di Regione Toscana, la landing page, il sito tematico, la newsletter, la locandina e social media. Come vedete abbiamo fatto anche diversi messaggi, sempre internamente a costo zero, perché era uno dei must del nostro progetto. Un mesetto prima abbiamo cominciato a lavorare sulla parte di comunicazione per creare, come dire, l'aspettativa verso i cittadini, e quindi abbiamo iniziato a comunicare che cos'è SPID e dove si poteva attivare. Dopodiché abbiamo utilizzato gli strumenti classici. Questo è il sito istituzionale di Regione Toscana, dove passava un banner che poi atterrava in una landing page apposita, sempre disponibile. Abbiamo creato anche un sito tematico, dove abbiamo avuto poi anche la collaborazione di altri. Allora, si è bloccato Andrea, so che aveva dei problemi di rete oggi, vediamo se riprende, gli chiudiamo la webcam, vediamo se riesce a riprendere. Andrea, ti ho disattivato la webcam, prova ad utilizzare l'audio. So che insomma le slide erano in chiusura, quindi ci manca giusto appunto lui è uscito dall'aula. Ok, a questo punto direi che di passare la parola a Cristian Tosolini, vediamo se Andrea Velardinelli si riesce a ricollegare nuovamente, appunto avevamo visto che aveva dei problemi con la rete oggi. Quindi direi di riprendere magari la fine del suo intervento, che tra l'altro era molto interessante, alla fine, recuperarlo alla fine, e darei a questo punto la parola a Cristian Tosolin del Comune di Trieste. Quindi Cristian, se puoi attivare, grazie, il tuo microfono e webcam, eccoti, e ci dispiace per Andrea che appunto è scomparso, però speriamo appunto di riprendere e di chiudere il suo intervento alla fine. Cristian, ti do la parola, vediamo se il tuo microfono funziona correttamente. Buongiorno a tutti, mi sentite? Benissimo, benissimo. Allora chiudo e ti lascio la parola, grazie Cristian. Bene, io intanto ringrazio di avermi chiesto di partecipare e di raccontare quella che è l'esperienza del Comune di Trieste. Io al Comune di Trieste mi occupo della comunicazione sui social network, quindi vi racconterò quella che è stata la nostra esperienza riguardo ai canali social, sperando poi possa essere interessante e magari qualcun altro possa prenderne spunto. Io sono andato ad analizzare innanzitutto quali punti prendere in considerazione quando si fa una promozione di un servizio digitale, perché secondo me bisogna partire da alcune considerazioni. La prima è: conosco l'argomento? Sembra una considerazione banale, ma vi assicuro che non lo è. Se non so di cosa sto parlando, se non so in maniera anche un po' approfondita qual è il servizio che voglio andare a promuovere, se non l'ho mai utilizzato io, come faccio ad andare a promuovere un servizio? Spesso e volentieri il comunicatore non approfondisce quello che poi è la cosa che deve essere comunicata. Quindi secondo me questa è la base di partenza. Seconda cosa, devo capire anche qual è il mio target di riferimento. Promuovo un servizio per persone anziane? Promuovo un servizio per tutti? Promuovo un servizio dedicato ai giovani? Promuovo un servizio per le mamme che devono iscrivere, per esempio, il loro bambino all'asilo nido? Quindi capire qual è il target di riferimento. Questo è importantissimo per poi poter creare una strategia funzionante e funzionale della mia comunicazione, dei servizi digitali. In base al target di riferimento poi dovrà scegliere il canale su cui andare a comunicare. Non posso utilizzare tutti i canali a pioggia, o meglio, utilizzo determinati canali a seconda del target a cui mi voglio rivolgere. Per cui se voglio prendere il target dei ragazzi sotto i 20 anni,
non utilizzo Facebook, non utilizzo Twitter tendenzialmente, utilizzerò Instagram, che è lo strumento adatto dove i ragazzi ci stanno. Mi rivolgo a persone over 60, anche qui vorrei sfatare un po' il mito dell'anziano che non sta sui social, che non sa utilizzare il computer. Assolutamente non è vero, conosco tantissime persone over 60, over 70 che utilizzano il computer malamente per fare qualsiasi cosa, avendo capito che è un beneficio importante quello di non doversi spostare dalla propria casa per poter fare tutta una serie di attività legate alla pubblica amministrazione, ad esempio, o alla banca. Quindi scelgo determinati canali in base al target a cui mi voglio rivolgere. Un'altra cosa importante da scegliere è il linguaggio, differenziare il linguaggio a seconda del target a cui mi interfaccio. Non posso parlare, allora, burocratese mai per quanto riguarda me. Cerchiamo però di essere molto più amichevoli e utilizzare un linguaggio molto più semplice con i ragazzi, perché sennò ottengo l'effetto contrario, ok? E quindi queste sono le considerazioni da cui, secondo me, bisogna partire e da cui siamo partiti per promuovere determinati servizi dell'amministrazione comunale. Un'altra cosa è scegliere il momento, di quando iniziare a effettuare una promozione di un servizio. Banalmente, creare un calendario editoriale con delle scadenze. Questo è importante, lo è per la comunicazione in generale, ma soprattutto riguardo a servizi digitali che non è banale e semplice andare a promuovere. Scegliere per esempio delle giornate nazionali e internazionali dedicate, l'Internet Day, il giorno della... sono, lo so, ma ce ne sono talmente tante, quindi agganciarsi a quelle che sono le giornate internazionali, trovate dei calendari molto utili in internet, se cercate scadenze, giornate dedicate a su Google ne trovate veramente tanti, e riguardo al digitale ci sono veramente tantissime giornate sia nazionali che internazionali dedicate a un servizio, alla promozione di qualcosa sul digitale. Un altro momento importante è quando lo richiedono i cittadini, perché se ho un sacco di domande riguardo a un servizio digitale o meno, quello è il momento di andare a pubblicizzare l'utilizzo del digitale. Cioè, nel momento in cui tanti cittadini mi domandano: scusa, ma come faccio a pagare questa scadenza, interfacciarmi con l'amministrazione, come faccio a recarmi in un ufficio? Beh, quello è il momento in cui gli si può dire: guarda, senza far fatica e recarti nell'ufficio, puoi utilizzare il servizio che l'amministrazione mette a disposizione sul suo sito internet, per esempio. Okay? Quindi questo è un momento importante di relazione con il cittadino. Presentazione di nuovi servizi, cioè tutte le conferenze stampa che vengono indette per presentare un nuovo servizio, beh, quello è il momento in cui partire con la pubblicità a quel servizio. Partire con pubblicità a quel servizio non significa partire e finire lì, significa partire e programmare in maniera ricorrente un reminder, un ricordo alle persone su come effettuare online quel servizio, quella domanda, quell'iscrizione, quel pagamento e via dicendo. Beh, io qui vi ho messo alcuni esempi pratici che mi sono capitati a mano ultimamente, di per esempio in questo caso iscrizioni alle scuole materne, scuole dell'infanzia, asili nido del Comune di Trieste. Anche qui l'iscrizione è possibile farla tramite modulo cartaceo, ma abbiamo spinto tantissimo sull'iscrizione fatta online. Per fare un'iscrizione online è necessario ovviamente avere un computer, per cui spingere sui social significa parlare con persone che già stanno, che già sono avvezze all'utilizzo di computer, smartphone, tablet e quant'altro, e quindi tranquillamente possono utilizzare questo strumento. L'esempio qui passa da Twitter a Facebook, in cui andiamo a inserire ovviamente il link specifico per fare l'iscrizione, perché ricordo sempre l'utente, purtroppo per noi e per fortuna per loro, diventa sempre più pigro, e quindi se noi riusciamo a dettagliare al massimo mettendogli
anche il link in un formato umano, vedete che qui è stato utilizzato Bitly per accorciare il link, dando la possibilità di accesso diretto alla parte di iscrizione del portale del comune, faccio do un servizio in più, do un servizio ancora più dettagliato. Siamo passati da Twitter a Facebook per arrivare a Telegram. Beh, Telegram è un canale di servizio, lo utilizziamo veramente per solo ed esclusivamente le informazioni che devono avere una rilevanza specifica all'interno dell'amministrazione, e qui, anche qui, potete utilizzare tranquillamente il link per dirottare il cittadino immediatamente alla pagina che fornisce quel servizio. In questo caso vediamo un post su un sistema che il comune utilizza, si chiama Comunichiamo, per dare la possibilità al cittadino di segnalare in maniera digitale, dallo smartphone, dal computer, dal tablet, quelle che possono essere le problematiche rilevate sul territorio cittadino. Vedete il tono di voce? Hai delle segnalazioni da fare al Comune di Trieste? Il posto giusto è Comunichiamo, aiutaci a migliorare la città, quindi promuovere un servizio per far sentire il cittadino parte di quella comunità, perché lo è, perché il cittadino ha bisogno di far parte di una comunità, vuole farne parte, vuole dare indicazioni alla propria amministrazione. E questo è ancora più specifico: se avete delle segnalazioni da fare al Comune di Trieste, usate Comunichiamo anche da smartphone, e qui addirittura mettiamo i due link per scaricare l'applicazione per chi ha un iPhone, iOS, oppure per chi ha un telefono con sistema operativo Google Android. Ok? Questa è una parte interessante perché il Comune di Trieste, dopo tanti anni che non assumeva nessuno, ha avuto la possibilità di partire con dei bandi di assunzioni, bandi pubblici, e ha deciso di farlo in maniera totalmente digitale. Non credo ci siano tantissimi esempi in Italia di un percorso del genere. Fatto sta che lo abbiamo spinto tantissimo sui social network e ha avuto un ritorno importante. Poi vedrete, ho messo alcuni numeri che raccontano qual è stato poi il ritorno a livello mediatico. Vedete qui che il post spiega quali sono i posti messi a disposizione. E in grossetto, io non lo metto mai, ma in questo caso ci stava, la domanda di partecipazione è stata fornita solo ed esclusivamente in via telematica. Questo è un primo approccio per spingere le persone, per fare educazione digitale, la chiamo io, quindi per spingere le persone a iniziare a utilizzare in maniera massiva i servizi e gli strumenti digitali. D'altro canto, pensiamo che se dobbiamo assumere qualcuno nella pubblica amministrazione, non possiamo pensare che queste persone che vengono assunte non sappiano utilizzare strumenti informatici. La copertura, banalmente la copertura di un unico post, è arrivata a 19.713 persone. Questo è un altro esempio, dichiarazione Tari anche da PC e smartphone. Da oggi è possibile effettuare la dichiarazione Tari online per evitare ai cittadini le file allo sportello, per cui do due informazioni. La prima è che puoi farla direttamente da smartphone, da PC, la tua dichiarazione Tari. La seconda è che non devi andarti a sbattere facendo file a uno sportello. All'interno di questa informazione abbiamo inserito anche il link per lo SPID, per cui diamo informazioni di un servizio proprio dell'amministrazione del Comune di Trieste, ma inseriamo anche un servizio SPID, spiegando che c'è la possibilità di fare di servizio di identità digitale e poi accedere al nostro portale attraverso lo SPID. Per chiudere, durante la promozione, secondo me, è importante seguire i commenti e le richieste di informazioni che arrivano, perché ne arrivano tante. Nel momento in cui vado a spingere su un servizio digitale, devo anche seguire l'utente, perché spesso l'utente magari si blocca all'interno di una fase di questo processo, e quindi devo in qualche modo assisterlo fino a completamento del processo. Mantenere il contatto con i gestori dei servizi, beh, questo è fondamentale, perché se ho detto prima, è importante che chi fa comunicazione conosca il servizio,
contattare costantemente quelli che invece proprio lo forniscono, i gestori di quel servizio. È importante perché se si inceppa qualcosa hai un contatto diretto e in tempo reale per poter andare a risolvere la problematica. Monitorare il sentiment degli utenti, questo è fondamentale. Se vedo, devo capire se la mia promozione sta funzionando o meno, se i cittadini sono contenti, perché in qualsiasi momento c'è sempre anche da riparare il percorso di comunicazione. Non sempre la comunicazione parto con una comunicazione corretta e giusta. Devo cercare poi di ritararlo in base a quello che è il sentiment del cittadino. Analizzare i risultati delle promozioni. Se non vado ad analizzare quella promozione che ho fatto su un servizio digitale, non so ormai se poi ha funzionato o meno, o meno lo saprò nel momento in cui vedrò, per esempio, quante iscrizioni a quel servizio ci sono state o quanti utilizzi di quel servizio ci sono stati. Ma per analizzare in itinere quella campagna di comunicazione lo posso fare banalmente con quelli che sono i servizi offerti dai vari social network, i Facebook Insights, Twitter Analytics e per esempio l'analisi che fa Bitly, che è quell'accorciatore di link che mi permette di sapere quante persone hanno cliccato sul link, da dove provengono, con che strumento hanno cliccato e chi più ne ha più ne metta. Chiudo qui dicendo che la campagna del portale online sui corsi pubblici ha avuto dei numeri importanti perché ci sono state oltre 1.000 tra condivisioni e retweet, oltre 200 tra commenti e messaggi diretti, oltre 200 persone ci hanno contattato direttamente per avere ulteriori informazioni o perché gli venisse spiegato meglio magari qual era il percorso da effettuare. E una copertura organica, perché io fino adesso sto facendo comunicazione solo in organico di oltre 100.000 persone. Quindi vedete bene, mi riaggancio a quella che era la domanda fatta da qualcuno prima che diceva, beh, l'organico è morto, grazie a Dio ancora no, certo ce la stanno mettendo tutta, soprattutto Facebook per metterci i bastoni tra le ruote, ma anche su questo io spererei di poter riuscire a continuare a promuovere in organico perché nel momento in cui il cittadino si fidelizza e capisce che quell'amministrazione sta facendo un servizio e sta premendo per cercare di essere più vicino possibile al cittadino, funziona tantissimo la condivisione, funziona tantissimo anche il tam-tam tra persone, per cui non sempre quell'informazione viene condivisa su Facebook, ma magari c'è qualcuno, ho scoperto dei casi in cui nelle chat private dei gruppi scolastici veniva detto utilizza la pagina Facebook oppure il sito del Comune di Trieste perché puoi iscrivere il tuo figlio direttamente attraverso la piattaforma digitale. Grazie. Benissimo, Cristian, grazie mille per questa esperienza e appunto anche chiarimento proprio delle fasi della comunicazione. Allora, visto che è tornato online Andrea Belardinelli, direi di dare la parola a lui per terminare il suo intervento. Magari per le domande che sono rimaste in sospeso ci lasciamo gli ultimi minuti finali e nel frattempo se volete leggere le domande potete poi appunto al termine dell'intervento di Andrea riattivarle e rispondere direttamente in modo da ottimizzare i tempi. Quindi Andrea ti do la parola. Vediamo se il tuo microfono funziona, forse non verrà attivata la webcam in modo da sapere. Sì, ci sono, Perfetto, allora a te grazie. la parola per le conclusioni, grazie. Allora, ero arrivato qui, questo era il sito tematico che abbiamo detto abbiamo attivato, perché? Perché volevamo anche far capire ai cittadini che cosa potevano fare con Speed, quindi non spingere solo l'adozione, ma anche fargli comprendere che col fascicolo possono avere la stampa del libretto vaccinale, ad esempio, è stato un tema molto importante anche per le famiglie che hanno bambini a scuola, per scegliere il medico di famiglia, per autocertificare l'esenzione, fascia di reddito o altri servizi che ora non vi voglio stare qui ad annoiare. Ma come pure abbiamo messo giorno per giorno i presidi ospedalieri con l'orario, la sede, l'indirizzo nei quali era possibile attivare le credenziali. Un altro aspetto importante che abbiamo attivato è stata la newsletter. La newsletter perché? Perché i primi
cittadini da avvisare, in realtà erano i nostri operatori, quelli del servizio sanitario regionale, che sono quasi oltre 60.000. Quindi a tutti è stata inviata una newsletter spiegando l'operazione e spiegando anche di potersi rendere partecipi a questo percorso di promozione. Sono stati fatti dei materiali da divulgare e poi ovviamente tutti i social, sia quelli ufficiali, ma soprattutto, come vedete qui, anche quelli dei provider che hanno fatto loro questa iniziativa e l'hanno fatta rimbalzare su tutta la rete, andando a creare una sorta di attenzione mediatica importante e di promozione giorno per giorno all'interno delle varie realtà sanitarie. Cosa dire? Anche Agid ha dato il suo contributo, abbiamo realizzato anche delle gallerie in modo da far capire e rendere partecipi tutti gli operatori che nelle varie sedi hanno partecipato, ma soprattutto siamo andati a misurare. Vi lascio con questa ultima slide. Forse qui si vede poco, ma in un mese solo di promozione si è invertita completamente la tendenza. Prima erano circa 2.800 accessi con CNS e pochissimi con SPID. Vedete che è bastato pochissimo e in pochi giorni la tendenza si è completamente invertita. Grazie. Benissimo Andrea, grazie per questa conclusione, effettivamente ci voleva. E c'è una domanda che è arrivata proprio adesso che chiedeva se i provider si sono fatti pagare per partecipare. No, è una delle cose che ho detto all'inizio, cioè abbiamo cercato proprio di creare un evento importante, rendendoli partecipi, facendo anche uscire la loro immagine, e il patto è stato proprio che non avevamo budget, quindi hanno partecipato in maniera no cost. Benissimo. Poi non so se hai avuto modo di leggere le domande prima, se vuoi rispondere a qualcosa, altrimenti una domanda era, diciamo, Paolo Paladini chiedeva quali sono le strategie più efficaci per efficientare i tempi delle code. Non so se la Toscana in questo senso è riuscita a offrire qualche servizio. A Roma, per esempio, c'è un servizio di prenotazione in alcune circoscrizioni. Non ti sento più, Andrea. Forse c'è qualche problema con Andrea. Allora, io direi ai relatori di attivare la propria webcam e il microfono per rispondere alle ultime domande. Quindi anche Erika e Angela, se volete riattivare il vostro microfono. Benissimo. C'era una domanda che era rimasta. Sì, benissimo. C'era una domanda che era rimasta in sospeso, che era se ci sono fondi stanziati ad hoc per queste attività appunto di promozione dei servizi digitali per le pubbliche amministrazioni, in particolare per le regioni. Provo a rispondere io, Michela. Scusate, su un doppio binario. Il primo è che, come ti dicevo, essendo una pubblica amministrazione, siamo assolutamente consapevoli delle dinamiche, che comprendono le attività di comunicazione all'interno della PA, quindi sappiamo che molto spesso il tema è non ho budget, e quindi all'interno delle prime linee guida troverete anche un capitolo dedicato al budget, scusate, che, si apre proprio con, la frase che cosa succede se non ho budget. Questo per spiegarvi che abbiamo tenuto conto in fase di redazione e continueremo a tenerne conto anche della possibilità che le amministrazioni non abbiano un budget dedicato e comunque esistono, ci sono delle indicazioni strategiche finalizzate ad abilitare delle strategie di comunicazione anche con un budget ridotto o quasi assente. Quindi questa è la prima parte della risposta. Peraltro, quando pubblicheremo i kit, diciamo che i kit nascono anche per andare incontro alle amministrazioni che non hanno budget, quindi mettiamo noi come Agid a disposizione questi strumenti e poi le amministrazioni possono fare delle modifiche per declinare appunto i contenuti di questi layout con i propri contenuti a costo tendenzialmente zero. La seconda parte della risposta è: esistono dei budget dedicati? No, non esistono dei budget dedicati. Come vi dicevo, diciamo che Agid ha a disposizione
un budget per l'attuazione di una serie di progetti, tra cui questo progetto, e come lo portiamo sul territorio con la produzione di questi che per noi sono asset, quindi le linee guida e i kit. Ci sarà una fase di sperimentazione con alcune amministrazioni pilota, questa sperimentazione verrà costruita insieme ad Agid, e quindi capiremo insieme cosa fare, però tendenzialmente l'idea è quella di abilitare le amministrazioni senza soldi, cioè non dando dei soldi per l'attuazione di queste strategie, ma dando degli strumenti a costo zero. Spero di aver risposto. Sì, Erika, grazie. Allora, l'altra domanda è se avete pensato di coinvolgere le istituzioni scolastiche. Vabbè, diciamo che le linee guida sono a disposizione di tutte le amministrazioni, per cui possono essere tranquillamente tarate a quelle che possono essere le esigenze di comunicazione delle istituzioni scolastiche. Tanto una questione di coinvolgimento quanto di utilità degli strumenti che mettiamo a disposizione. Come diceva Erika, sono degli asset che possono essere declinati nei contesti operativi di comunicazione, che sia un'amministrazione regionale, comunale o un'istituzione scolastica. Va benissimo, sì, ricordo anche insomma che alcuni partecipanti evidentemente non avevano appunto ancora consultato le linee guida sulla promozione digitale, avevo inserito poco fa un link. Grazie. E poi comunque dalla scheda diciamo di questo webinar, come vedete anche qua in questa slide, le linee guida sono linkate, quindi da lì potete arrivare direttamente alle linee guida per la promozione digitale. Io direi a questo punto insomma che penso abbiamo fatto un bellissimo inquadramento anche grazie alle esperienze della Regione Toscana e del Comune di Trieste insomma all'argomento, dato anche tangibilità insomma a come si può impostare insomma una campagna di comunicazione. Quindi se non avete commenti, Angela, Erika, ulteriori, io direi che appunto possiamo chiudere questo webinar. Ringrazio tutti voi per appunto gli importanti contributi. Ricordo a tutti che abbiamo altri webinar in programma, quindi di stare connessi appunto su Eventi PA per i prossimi webinar, e probabilmente anche martedì prossimo avremo un altro webinar, quindi daremo comunicazione come sempre a tutti. Vi ringrazio, i materiali verranno pubblicati su Eventi PA, anche la registrazione tra oggi e domani verrà pubblicata su Eventi PA, quindi se non avete potuto seguire l'inizio potete appunto seguirlo non in diretta tramite la registrazione. Andrea, vedo che è ricomparso, benissimo, grazie anche per essere riuscito a fare la conclusione delle slide che sono state molto apprezzate da tutti. Va bene, saluto anche Christian, grazie a tutti, alla prossima. A questo punto buon pranzo a tutti, un saluto.